Buonasera, allora la Veronica ci controlla se siamo in live. Fararin fararam, fararin fan fan. Ah, devo entrare dentro Fishing Palanete, tutto sto silenzio. Buonasera, oh, buonasera, Fave. Cioè, su Telegram non iscrivete più, ma allora mi controllavi se andava la live. Più su Telegram. Te non ci sei più? No, Loro. alcuni ci sono. Solo Fast è rimasto. Quanti sei rimasto? Sera. Sera. Ma un entra. Non entra su Fishing Planet. Sera c'ho tanta aria in pancia. Funge, funge, ciunve, funge, funge, funge. Siamo in anticipo, io sono già partito, ma si parte di solito alle 21:30. Bevete anche voi qua a Monteverde, l'acqua delle merde. Oh, Maku Maku Lake, ma anche no. Oh, però sento il volume. Sento sì il volume basso, sono attacco le cuffie. Ah. Allora, ok. Oh, ora senso, ora senso. Là, siamo un po' al volunzio. Allora, io mi rimetto a peschicchia. Mamma mia, sono solamente 8700. Io mi rimetto a peschicchia, ragazzi. Quando arrivate si fa due discorsi. Ma no, addirittura due. Sì, secondo te la lascio a scaldare tutto il giorno. Devo riattaccare il frigorifero. Mi sa. Voi non lo sapete, ragazzi, ma c'è un frigorifero vicino alla scrivania. È il frigo bar, è vero, sono frigo bar di un vecchio albergo. Allora. Oh, buonasera, Caos, ci sei anche di là? Si prova a vedere se funziona Discordio. Vediamo se funziona Discordio stasera. No, non se vieni a pescare, se vieni su Discord. Sentirà. Stasera si viaggia. Stasera alti livelli. Allora, intanto arriviamo un po' di launcher che mi portano via situazione. Andiamo su Discordio, dai, vediamo se c'è il buon Chaoticus. Voice channel. Ma non me li apre però le voice channel. Un po' se appena li apre, te lo so di. Voice channel. Ah no, sì, li ha aperti. Allora, Fishing Planeto Live. Io intanto mi collego, Caos, se ne voglio di passare dal canale di chat live. Non ho manco acceso il PC. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, andiamo su Fishing Planet. Stasera si ciancia. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Oh, lì. No, è che mi sta aprendo 1000 softwareini. Cosa? No. Vai. Caos, guarda che belli. Guarda che mi sono arrivati! Guarda che affari! Sembrano i galleggianti sciabbi di Fishing Planet! Guarda belli! Sono poffici! Sembrino. Madonna, come sono ignoranti! Ma sai perché è caos? Chi c'è? Che quanta gente! Matacarca Nick 78. Vabbè. Eh sì, ma siamo troppo vicini, dai. No, via, esco, vado in una stanza privata. Mi faccio la mia stanzina. Faccio una friend only che se arriva qualcuno viene a pescare. Sono. Ora ti racconto, ora ti racconto, Caos. Che tanto che non è ancora. Anzi, aspettiamo le 21:30 che arrivino ragazzi. E poi ti racconto, c'è un motivo per quei galleggiantoni. Che forse me li porterò in Giappone, ora vedo. Allora, tattero tararerora, tattero! Allora, comunque ti dicevo per il discorso dello street, ci mettiamo, secondo me va bene metterci i gatti, ci mettiamo anche il gatto, però c'è da vedere perché ci vorranno almeno
attento Caos, dai 4 agli 8 spot per farci le catture. Ce l'abbiamo? Perché in un giorno, nello stesso giorno, dovremo girare anche 2 o 3 spot, anche 4 spot in un giorno, eh? E magari nell'arco del mese, opla, eccola, cattura. Anche ritornarci magari in alcuni spot, se ci facciamo la cattura quel giorno lì. Perché voglio farla a modo, cioè dopo aver girato, cioè Caos, microfoni quelli al petto, ma da seghe, col vento a 2000, col vento a 2000 non si sente il vento. Sono una gran soluzione. Ci sarà da capire come lavorare per il discorso della telecamera, però io credo che si andrà di cavalletto. So già come fare le registrazioni, cioè uno pesca e uno, eccolo qua, uno pesca e uno riprende, però con il cavalletto, in maniera tale che lo mettiamo appoggiato giù e sta fermo. Allora, io domani purtroppo, Caos, sono di pomeriggio e la mattina so che dormi e non ti voglio rompere i coglioni presto, anche perché non credo di aver tempo io di mettermi in ciacciola, perché c'è la Veronica che rismonta dalla notte, quindi dormirà la mattina. Però nei prossimi giorni ci abbiamo a sentirci telefonicamente, perché c'è da organizzarsi. C'è da organizzarsi. Anche poi ci sarà da capire come fa quello tutto il girato da Universo Pesca, ora vedremo. Ma sono io... Ho questa impressione che scatta un pochino stasera. Però pacchetti non ne perdo. Non mi cuba. Aspetta un po'. Tanto una pubblicità che non fa mai male. Fa un versino strano. Allora, intanto faccio così. Dato che sono da solo su Discordio, lo disconnezio. Sono da solo. Però a livello qualitativo mi sembra meglio. Poi lo scatticchia un po'. Allora, c'è da arrivare in più un'altra NASA. Non so quante ancora ne voglio fare di NASA e Caos, ma se no non riesco a fare soldi. Cioè, se spendo 3.000, credo... Cioè, se incasso più o meno 3.000 ogni NASA piena, tutti i giorni ne spendo 1.000. Non so quanti ne spendo per starci un giorno qui, dopo guardo. Però almeno riprenderci quelli che ci ho speso mi pare il minimo. So che sarebbe carino anche fare altre cose, magari dopo facciamo un po' di spinning, sa. Facciamo un altro balenottero qui e poi si spinninga. E poi si spinninga davvero. Allora sono le 21:31, quindi si può anche cominciare a raccontare le cosine. Allora, praticamente oggi finalmente, Caos, sono arrivate le canne da carp fishing da 3,75 libri, ma non quelle che ci hanno... Oh, ma buonasera, lo Jean. It's possible. Buonasera. Insomma, sono arrivate le canne da carp fishing, ma quelle particolari. Che cosa vuol dire? Che sono 3,75 libri, ma sono... Mi fa incazzare sta telecamera stasera che fa sto verso. Allora la stacco. Aspetta che la stacco e la riattacco. Ci risiamo. Oh, buonasera Sol! Buonasera carissimo! Aia! Ho fatto una legnata. Buonasera. Dicevo, sono arrivate le canne da car fishing Caos, ma non sono quelle... non sono, diciamo, classiche in 2 pezzi o 3 pezzi. Sono canne da carp fishing da 3,75 libri, 5 pieces. Sono canne travel che se le metti in diagonale dovrebbero stare in valigia. Quindi ora vedo un attimo, naturalmente non me le porto in Giappone, mi ci porto a dicembre roba da Trautaria, perché sarà troppo freddo per fare la carpa e di perderci una giornata non ho voglia. Farò 2 sessioni a Trautaria. Su oggi voglio comprarmi una canna da pesca. E dipende, Soul, che tecnica vuoi fare? Perché se dipende tanto dalla tecnica. Io ti posso dire quello che ho io in base alla tecnica e con cosa mi sono trovato bene e con cosa mi sono trovato male.
Te scrivimi che io se posso ti rispondo. Comunque, adesso caos c'è la combo fatta, cioè c'è il pod travel, le canne travel, i mulinelli, bolognese per il lago Oasi. Carp fishing, di che zone sei, Sol? Perché mi hanno parlato recentemente i ragazzi di Universo Pesca che hanno delle cose interessanti della Fox e della... Ciao Ricky, e della Shimano. Hanno delle cose interessanti della Fox e della Shimano e a prezzi veramente interessanti. Si parla dai 50 ai 60 euro a canna. Da carp fishing sto parlando, perché bolognese fucecchio. Se vieni qua, magari a Ponte, fai una capatina a Pontedera. C'hanno, se no senti nel tuo negozio lì di fiducia a fucecchio, se c'è qualcosina appunto della Fox. Mi dicevano che avevano degli attrezzi interessanti fatti quest'anno che costano dai 50-60 euro. Sono entry level, però il loro lavoro li ha sannato, lo fanno bene. Considera che noi abbiamo registrato l'altro giorno con delle belle carpe fatte con una canna da pesca della... Questo dovrebbe essere un barracuda da come tira. Questo è un barracuda. Con... Ce l'abbiamo fatte con delle canne da 29... Allora, quelle di Matteo sono belle, eh. Sono canne della Daiwa, eccetera, eccetera. Ma le mie, perché non mi erano ancora arrivate le travel, sono canne da carp fishing da 29 euro della linea F. Quindi... Allora sì, a Pontedera, Universo Pesca. Era Universo Pesca, giusto? Sì. Universo Pesca, vai lì, dici, mi manda Nicola l'itinerario di pesca, ma detto ci avevate delle canne da carp fishing interessanti. Della Fox da non spendere una cifra esagerata. Gli dai il budget. Lui mi ha detto che già da 40, da 50 euro c'ha della roba interessante, valida. Poi oh, vai lì e vedi un attimino. Bolognese secondo me Sol. Secondo me è un barracuda, è un bar. Ci sono barracuda qui? Perché la bolognese, cioè, alla ti spiego, la trovi anche una bolognese per fare quelle carpe lì. Però è un bastone, cioè, ci fai solo quelle carpe lì, vai andare a un fiume, non ci vai. Cioè, è un attrezzo veramente che secondo me ha poco senso. Invece se prendi una canna da carp fishing, la puoi usare in quel lago lì, la puoi usare magari in fiume, la puoi usare in più realtà. La bolognese è... E poi comunque la snervi. Con quei pezzi lì la snerbi. Io ci ho visto anche l'altro giorno, c'erano dei ragazzi che ci pescavano una ruba. Ma la ruba sien va bene, ce la tiri fuori la 20 kg, per l'amor di Dio, però sfibri il bettino, sfibri la canna, la sfondi. O tarpon, o snook, non lo so, è un pesce perché tira, tira strano e noi abbiamo pazienza. L'importante è che sia meno di 10 kg. Insomma, dicevo, sono arrivati. Di niente, Sol, figurati. E sono arrivati, tra le altre cose, poi a breve mi manda anche tutti i panieri, le foto dei panieri perché devo comprare il paniere e mi mandano tutte le foto dei panieri così perlomeno ci do un'occhiata. E magari insieme ai patroni, insieme ai sub, scegliamo quale sarà il prossimo paniere di DP per farci i prossimi video. Detto questo, ho fatto una cazzata, ho tirato sulla canna da pesca. 12 metri, però ci siamo quasi. Dai, aspetta, aspetta, vediamo un po' che roba è. Ormai, illa, illa, illa. E invece no, sembra qualcosa più d'Italia, ma sempre, oh, sempre di quel tipo lì. Dicevo, dopo vi descrivo le canne da pesca perché mi sono, sono rimasto veramente impressionato, Caos, da quegli oggetti lì. È pur vero che con lo sdoganamento, perché comunque sono arrivate e me l'hanno fermata in dogana perché era un tubo, sembrava un fucile, e vabbè. Però messo in custodia a modino con lo sdoganamento lo pagate più o meno 70 euro a canna. Però sono... Cioè, però, ripeto ragazzi, vi sfido a trovare una travel da carp fishing da 3,75 così. Non si trova. È troppo particolare. Però io me la porto ovunque. Bello, scioppolone. Peccato che non mi varrei per un cazzo perché sia sopra 10 kg. Guarda là. Dai! Dai.
Dai! Tanto me lo fa prendere. Ho 11,4 kg. Ma da nespolo! Vabbè, nulla, non ci si fa un cappero. Però almeno ci dà un po' di esperienza. Dai. Dicevo, sono qualche lancia spinning, si va a fare Ricky, due lancine a spinning house. A fare due spinninghini, vai. Due lancine a spinning house. Qui ci sono pesci grossi da fare con questa canna qui, caos. Tipo se io lancio con questa qui, lì che ci troviamo, che ci troviamo. Si prova un lancio. Dopo mette a spinning, dai. Sei in partenza, bimba? Ok, fa un modino. Buon lavoro. Sciargasso, sono sgaleggiante e sdraiato. Ah, basta anche così? No, 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 non mi interessa. Allora, ecco pigiato. Ok, ho connesso Discord. Allora arrivo. Aspetta, aspetta, faccio. Aspetta, faccio. No, ho pigiato esco. Faccio così. Allora, passo diritti, prendo il porto lì. Il cane della prateria, Discordio. Allora, arrivo, Fishing Planet Live. Sera! No, ce l'ho ancora. Quanto è lento stasera? Stasera è bloccato. Vabbè, quando entro caos te ne accorgi, dai. Guarda, comunque io dovrei scendere il 7 giugno e dovrei girare tutta la Toscana per pescare. Una domanda anche sulla pesca in mare. Vai, domanda. Non mi sta entrando caos su Discord, appena entra. Facciamo un po' di spinning wows. Ci affidiamo al nostro buon Papa, il nostro buon Papraus. Papa is possible, is possible. Airworld is possible. Consigli sul self-casting, bimbo, ci pescavo tanti anni fa. Caos? Nulla, ma fate già riuscire. Caos? Oh, adesso te sento. Vai, pesciolo, pesciolo, pesciolo. Allora, apri la frizione. Mit la prima! Apri la frizione! Mit la prima! No, la frizione va bene così, non ti preoccupa. C'era la schiacciata non aperta anche in macchina. Oh! Già avere tensione. Non avere tensione, lascia la frizione. Allora, insomma, caos che mi racconto lì. Ti piace il Qui programmino da che ti ho capo. mandato? Sì, ma io secondo me ti sei malato in qualcosa, sei malato di mente, Perché? Non è bellino quello lì per far ridere. Siamo passati di livello! La FIA finalmente mi ha sbloccato i crowfish, i worm, il glow float orange black. Che cazzo è? Mi ha sbloccato il bass jig da 42 grammi, le super jighead, i newts, caos! Tutta roba che non puoi comprare perché non c'hai un soldo. Sicuramente, però la froghina da 14 grammi! Finalmente la frog, caos! Ah, e poi Closed Feeder che non ci si fa un cazzo, però va bene così. Poi aspetta, il Fish Fort S, il monofilo dello 0,40, il fluoro dello 0,40, lo Spicy Roach che è un additivo, il Fat Boy Spin e poi altra roba, Ariello. le sacche, una roba lì. Bass Cast, il Tripod Runner. Fluorocarbon, mi sento una caccola, un fuorigioco, caos. Aspetta, soffiamo il naso in diretta. Dicevamo, consigli sul self-casting. Allora, intanto non venire a Viareggio. Lì. Mi prude il naso. Ciao, come su. Hai fatto quella special che ti prude il naso? Dicevo, mi dissocio. Allora, intanto niente Viareggio per il self-casting. Intanto baci nelle situazioni di mare giuste. Intanto vai a Marina di Pisa. E intanto. Intanto cambia idea che fai prima. Sì. No, vabbè, se uno vuole passare una nottata sul mare.
Marina di Pisa qualcosa. Con la faccia amorosa. Ah, beh, quello sì. Almeno siamo sicuri che un pesce esce. Everglades Bass Bait, uno di due, che cosa vuol dire? Andiamo a vedere, va, le mission agli Everglades, dov'è? Oh, lo trovo, caos. Allora. Perché sono rimasto con 1.300? Che cacchio ho comprato? Oh, mi manca. No, ma che devo pigliare sti pesci lì? Oscar, che cos'è Oscar? Ma non sono l'Evergrade. Vabbè, sono una sega io, che roba è questa lì. Allora, vediamo un po'. E questo che ho visto, un arrow spoon a 7 grammi verde. Quando l'avrei vinto questo lì? Non l'ho mai visto io. Vabbè. Allora. Che miseria, quanta gente che deca. Sono perso qualcosa. Dicevo, caos. No, niente, ho aperto il coso. Sono andato a farmare un pochino su Fishing Planet. Sono all'Emerald. C'è il pontile e c'è un centimetro libero. Allora, dimmi, non ti garba il programmino? Is possible il programmino? No, il programmino è bellino. È È tosto. possible. Ci abbiamo da fare almeno. Allora, vabbè, per il video ci abbiamo da fare due carpe, due Barbie, due cavedani e due gatti. In quattro uscite. Voglio dire, sono otto pesci in quattro uscite. Va bene che lo scritto è più difficile. Però. Ah, sì, me l'ho dimenticato di dirti che ne vanno fatti sia a feeder, sia a bolognese, sia a spinning, che la quarta tecnica manca. La quarta tecnica dello street fishing. Perché tutti diranno: è il street fishing, è la spinning! Puppatemelo in cima. Lo street fishing è pesca dalla strada. Che tu la faccia a spinning o a bolognese è la stessa cosa. Giusto, Caos? Che pesca dove sei, pesca dove puoi. Dalla strada. E se lo dice Caos, che cazzo è uno dei vate del fi street fishing italiano, a te quelle fanno gruppini fenomeni. Andate a fanculo. Lui, Dio Bono, c'è nato e cresciuto nella strada. Diglielo, yo bro, motherfucker! Siara Mosca, Comunque street fishing a Mosca, però non so fare. fattibile, ma non so pesca mosca. No, non Ci so proprio portiamo fare. padella? Sì, davvero, che povero Matteo, me l'ha già detto, che hai detto col cazzo che cammino una giornata. E allora. Poi domani non vado. Non vai dove? Devo andare con Mick, ma non vado. Andate in torrente. No, loro ci vanno, io no. Perché tre in una macchina non si può stare. Ma dove vanno? Ah, Ma mi hanno chiesto lo spot di Fallo in Paradiso, glielo ho dato. Ah, vabbè, lì è facile, dai. Sì, ma io gliel'ho detto, se andate lassù, occhio e gambe, perché il torrente che sale senza avvertimento Sì, già sarà di bravo. livello alto, già sarà alto di livello, quindi sale senza avvertire nulla, e se c'è qualcuno che se ne rende conto prima di averci la coscia, è un conto. Viceversa è complicato uscirci dopo. No, vabbè, ma tanto ascolta, c'è Michael il forno, giusto? Di solito ci va col forno a pescare. No, c'è un altro ragazzo di vicino Pasquali. Vabbè, lì in Fallo un Paradiso, ascolta, non è difficilissimo, dai, se mangiano Eh si fa una no, bella ma giornata. Però c'è no, da stare attenti perché è pericoloso. se mangiano si diverte. In teoria, viste le piogge che ha fatto il caldo di oggi e ieri, dovrebbero anche mangiare, però il problema è che se secondo dove si trova, se monta l'acqua e non sa come muoversi, resta lì lui. Cioè andare a prendere con la corda. Ah, vabbè, ma Michael ascolta, è di fiume, lui se ne accorge, cioè lo sa, no? Non è stupido, se ne accorge se salza, no? COVID! Ai, niente. Maremma, ma è impossibile. Dicevo, vabbè, pensando al discorso dello street fishing, no? Aiuto! Ha detto la gente taglia l'erba alle 3 di notte, vi.
allo street fishing. Allora, dicevo, c'ho un paio di spot qui a Pian di Mommio. Si va a fa quel cioè un paio, uno che è quella bua che ti dicevo famosa, però quella va fatta a galleggiantino o a Quindi feeder. la quarta specie potrebbe essere Bologna, con la fissa. No, e vabbè, se la fai il La galleggiante è quarta sempre tecnica. bolognese. No, c'è da fare, Perché vabbè, c'è spinning. bolognese nella specie, nel ristorante, l'ho visto. C'è bolognese galleggiante, via. Sai che ho preso qualcosa di più grosso del dovuto. Potrebbe fare un carfish. Carp fishing, street fishing, comincia già a essere un po' più. Perché ti devi fermare, no? Dico un consiglio per iniziare a Comincia a pescare a essere più feeder? com Dimmi, caos. compra la canna. Un consiglio per iniziare a pescare a feeder. Link feeder come canna da pesca. Mulinellino non spende più di 30 euro da AliExpress. Pasturatori della linea F. Vai tanto di Method e Maggot. E qualche gabbietta. E divertiti. Bigattino. Un po' di pasturina. Il feeder si comincia così. Pazienza. E se non c'è la possibilità, ti direi se non c'è la possibilità di comprare una canna da pesca, ma ragazzi, la link feeder ora te la tirano a 30 euro, quindi voglio dire, certe realtà non è la link feeder che ho comprato io, ragazzi, io ve lo dico, è un altro modello, è un pochino di qualità minore, però è un bel bastoncino, cioè bello resistente. Stavo puntando uno anch'io per la terza canna pesa. Sì, ma poi se uno ci avesse caos un pochino più di esperienza da acquisto su internet, cioè scusami, dalla Cina, ti direi anche di andartela a cercare su AliExpress, la canna da feeder. Sai che non trovate un paio belline telescopiche che diventano 60 centimetri? Io ti ho detto, mi sono mosso più che altro con quella a pezzetti. Ma tu vedessi mai bellino il poddino della Decathlon montato con i suoi sensori. Mamma mia. E poi costa il giusto, dai, non costa tanto. Sì, ma io proprio perché il poddino è piccolino, perché almeno mette, perché comunque la roba travel ormai si è cominciata a trovare. Io dei night fishing così, Ma io cioè, quello farei mettere. piuttosto allora una serie di stalking, capito? Un paio di video a stalking. Stalkerata? A Ma te, si può anche hai mai fare. visto uno fa street fishing col car fishing? Sì. Sì? All'Amur. Però dove l'abbiamo noi da poterlo fare da noi, dai? Pisa. No, è Pisa sull'Arno. E vabbè, ma, cioè, boh, non lo so, non lo vedo molto street fishing. Vabbè, No, tanto abbiamo ancora un po' di tempo, e poi abbiamo deciso, cominciato stasera a organizzare questa cosa qui, cioè ci vorrà un po' del suo tempo, oddio, comunque no, street fishing Pisa sì, sul Lungarno sì, più che sì, vabbè, volentieri. quello bella spigola. Però principalmente vai di spinning, dai. Spigola, gatti. Io per steel fishing intendo da non sta fermo, come quando si fa il feeder, che non è che po metti, cioè ti metti fermo, no? Ti sposti tutto il tempo. Oh, ci si farà a portarlo fuori sto pesce, vi? Budellaccio della sua mamma. Allora, è un pasturatore a molla. Allora, te lo dico. Bello, un bel bass, caos. Dai, per me è un bel bass, 5 kg di Unique Large Mount. Poi non è che sono. Unico. Ma difficilmente faccio degli unici. Oh, 503 di esperienza. Butteli via. Ma. E dicevo, allora, Ricky Santa, se mi parli di una molla, è quella della, cioè il pasturatore a molla, ragazzi, è il peggio pasturatore che c'è. La molla è il peggio pasturatore che potete trovare. Piglia la La molla, brava, spirale. piglia e buttalo via. Che ce n'è tanti che costano poco, molto meno. Allora, se devi andare al laghetto, method. Il metodo va comprato per il laghetto. Comodo, funziona bene, ci sta tutto. Se devi andare libera, dipende dal fiume, prendi un po' di maggot, prendi un pochino di gabbietta e maggot, basta. Perché tanto nella gabbietta ci metti anche la pastura. Magot 30, 60, 90 e Vabbè, 30. quello dipende dal fiume che fai, caos.
Può darsi che 90 è la partenza, 90, 120, 150, dipende sì, dal va fiume. bene, ma si parla nel Po, eh. No, Sì, si parla del Po, 90. già nel Serchio a volte ho dovuto pescare col 120, dai. Cioè, dipende da dove devi andare. Cioè, se vai a Monte San Quirico, dalla parte sopra non ti ci vogliono almeno 100 grammi, 120. Sì, ma se vai a pescare a Monte San Quirico non usi il bigato sfuso. Dipende. Metti il bigato incollato dentro. Allora, un trucco, ragazzi, per comprare meno pasturatori. Allora, il pasturatore Maggot a cosa serve? Per il bigatto sfuso, per l'acqua lenta o di media velocità. Se l'acqua è veloce, non servono pasturatori particolari. Sempre un pasturatore Maggot e ci mettete il bigatto incollato dentro. Uguale per la pastura, usate una gabbietta per acque lente o di media velocità. Poi, per quello che riguarda le gabbiette, sì, c'è quello il piombo da una parte. Prendete le Rocket, quelle col piombo in fondo. Viaggiano di più. Tanto alla fine quel lavoro lì lo fanno, cioè la gabbietta sul lavoro lo fa anche col Rocket. Però vi permette di lanciare più precise e più lontano. Sono dei proiettili. E anche in quel caso lì, quando la corrente è troppo veloce che la pastura vi va via anduse ondi, lo sostituite, ci mettete un Maggot con dentro la pastura. Semplice. E la pastura esce più lentamente perché il Maggot ha i buchini più piccoli. E risparmiatevi, comprate molti meno pasturatori. Io vi faccio vedere la mia attrezzatura, la vedrete nella Specialist Academy. Io ho l'attrezzatura da Specialist Chaos. Sono riuscito col tempo, pescando lui e a Matteo, che Matteo per lo Specialist si è portato via la sedia, 2000, cioè sembra una battuta di carp fishing la sua, no? Perché io non ce la faccio a stringere con l'attrezzatura come hai fatto te. Io andando con Chaos in 2000 posti diversi, alla fine la mia attrezzatura sta tutta dentro la borsina della Caperlan, quella più piccolina. C'ho tutto quello che mi serve per pescare dall'ultralight all'ultra strong. Non serve. Ciao Samu. Allora, Nico, un pasturatore. Siamo. Sull'ambro anche lì. Io ho pescato nell'ambro alto. Quando arrivi a. Fatti un range da. Allora. Sull'ambro, io ho visto che si può pescare in certi spot, in certe buette. Tranquillamente anche col method. Qui ti prendi un method da 30 e uno da 45. Pasturatori a gabbietta, 45, 90, 120. Così fai tutto il range, anche se c'è più corrente. Uguale per i pasturatori Maggot. Basta, per iniziare. Poi è naturale che dopo intopi, te ne compri 2000 tipi diversi e via. Lo sappiamo che finisce così, eh. Una canna da pesca, una link feeder che costa poco, un mulinellino che costa poco per cominciare. O se non c'è una canna da feeder, c'è già una bolognese da 4, 5, da 4 metri con un vettino abbastanza sottile, o una bolognese anche da 5 metri con un vettino sottile. Tutti abbiamo cominciato il feeder con la bolognese. E poi ti compri, no, il paniere, 2000 stronzate, due picchetti. Se li puoi piantare, se non li puoi piantare, ti compri quei tre piedini da surf casting che costano una sciocchezza. Abbi però a cuore quando lo posizioni di attaccarci un sacchetto con della sabbia o con dei sassi sotto, perché sennò quando parte il pesce ti porta tutto nell'acqua. Ciao. Lascia la frizione aperta e con pochi. Cioè, se ti vuoi fare l'attrezzatura da feeder per cominciare, proprio per cominciare, ma io con 150 euro ti fai tutto tranquillo, ma anche ma largo. Bene? Ho cercato, Ricky, di farti spendere il meno possibile. Se no, se vuoi, faccio come fanno quelli che vengono acclamati dal pubblico. Allora, prendi una canna della Bristol da 400 euro, un mulinello della Paiwa da 8.000 euro e poi ti compri i pasturatori della Ulperpini da 500.000 euro a pasturatore. Cioè, non ti dico così, puoi spendere molto meno. Allora, il panchetto l'ho già perché mio papà fa le gare. Allora, là ci prendi un bel feeder arm, o se non vuoi spendere i soldi del feeder arm, anche lì usi uno dei braccetti che lui se fa le gare ci avrà quei braccettini così, l'agganci da una parte e alla distanza giusta ci pianti il picchetto che ti fa da feeder arm. Siamo stronzi, caos, che facciamo risparmiare le persone.
la pianta. Mi sono un attimo incartato. Allora, 31, però a questo punto faccio l'ultimo bus qui. E poi voglio andare a fare l'ultimo catturozzo di là per chiudere i 40. No, bimbacci, che avete fatto quest'oggi di bello nella vostra giornata primavero-estativa? Poi se avanzi le 30 euro per strada verso i fiumi, di solito ci sono dispensatrici di gioia. Appunto. Tempo l'altro giorno c'era un assembramento. Tornavo dal lago dall'Osi San Donato, all'altezza di Mindarino Causa, ce n'era 5 o 6 o 7, tutte lì. E attenzione, non erano diverse fate con la bacchetta, eh? Erano fate e basta. Assembramento sì, era tanto come ne vedevo. Prova al di là. C'è crisi. Erano tutte lì. Tutte insieme, tutte agglomerate, senza la mascherina. Volevo scendere di bimbe, ma la mascherina. Però ho detto, magari se mi ci vedono faccio brutta figura. No, più che altro come fanno con la mascherina? Ah no, ma lo sai, forse l'avevano sotto la mascherina. Scusa. Perché te le guardi in faccia lì? No, però. No, ma che trauma! Come si fa a leccare la passera con la mascherina, ragazzi? È brutto, Samu! Te che sei una persona che insomma c'è fantasia. Come si fa? La leccazio della passerazio con la mascherina. È casino, eh! È come tromba con l'accappatoio, cioè come fa la doccia con l'accappatoio. Lavoro di ufficio la sera orto. E poi un'oretta a rompere i coglioni con noi, ma te sì che sei insanto. Comunque siamo partiti belli pimpanti col canale Twitch, siamo morenti, però siamo pochi ma buoni, e tanto si fa quest'oretta insieme. Allora, ci sono pochi, certi buoni e vogliosi. Ah, ci sono certe gente qua in Lombardia che c'è una signorina ogni due metri e sono tutte gnocche. Dio buoni, non mi trasferisco io, però a sti livelli, da noi caos, da noi che c'è rimasto. Aspetta che clip manda a Veronica, vai. Che c'è rimasto da noi? Ormai da noi non c'è rimasto nulla. Anche Caos, anche Migliarino. Sì. E che c'è rimasto anche a Migliarino? Sì. Sì. Appunto, che c'è rimasto? Sono rimasto io col culo di fuori. Perché... No, lì, cioè, veramente, se vai in quelle zone lì, il rischio della fava atletica, niente male. Eh? Oh, domani esce il video della serata alcolica, c'è il Puccinelli Briao. Oh, ma a proposito di quelle zone lì, e il bar per quella cosa del feeder, lo vogliamo considerare? Magari provandolo prima? Non lo so, potrebbe essere. Però il bar, secondo me, si rischia che la cattura interessante non la fai. Però sì, se dici di fare tutto fiderino, pesce. Se dici di fare tutto fiderino, serio. Se dici di fare tutto feeder tattico, quindi paniere e roba piccola, anche se ti entra il branco dei carassi, ti diverti. Sì, quello sì. Bisognerebbe praticamente... Dei carassi, dei mucinotti. La struttura di quella serie di video lì, rispetto a quella dello Street della Specialist Academy, è più che altro... far vedere quattro tipologie di pesca feeder, quindi con il maggot, con la gabbietta, con l'inline magari, e con il method, ecco, diciamo le tecniche principali. Allora, il canale, allora lì si presta a vedere pesca col maggot tranne il rig. Burp, diceva Samu, ma mi è semplice la mascherina. La tiri fuori e fai spazio, infine la signorina tra la mascherina e la tua faccia. Ed è una mascherina bella larga. Trophy Butterfly Peacock Bass. Bene. E andiamo per arrivare a 40, ci si farà fare un pescetto da 6 kg e mezzo. Dai, andiamo. Andiamo di qua. Si vede se si riesce a fare con la baula. Non ho canna slot 2-3, c'ho una slot 4. Perché poi ero convinto, quando ho preso la canna match, no? Caos. Che ci potessi fare anche il feeder. Invece ci posso pescare solo la bolognese. Sì. È un mess, quindi bolognese, quindi galleggiante e spari lontano. Una canna all'inglese, dai. Infatti non mi fa assolutamente pescare con il feeder, che palle però.
Prova lì con uno tanto. Ma come faccio a pescare qui con uno tanto? Che piglio un barracuda mi scoppia la canna. Non posso, Ricky. Mi dispiace. Ok. Eh? Si No, ci chiamano snook. prendo uno snook, uno snoopy, via, è un casino. Diglielo, cavolo. Metto una pubblicità. Ho preso un tarpone. Sì, ma non è la questione di prenderlo o prenderlo. La questione c'ho l'attrezzatura troppo light, quella da spinning. C'è la scop cioè c'è la scoppio. Ci sto una settimana e tre quarti e poi si slama. L'altra volta mi si è sempre slamato. Ecco, oh, cattura. Cattura! Quando scopri che quando scopri che la barra spaziatrice ti permette di recuperare col mulinello, e molli il mouse. Ah. E questo dà le testatine interessanti. Ho visto che quando dà queste testatine qui, delle volte potrebbe essere, come dici te, lo snu. Qual è quell'altro? Il barracuda, com'è? Allora, ma non hanno senso le match rod. Sono di Maergani, lì si possono inventare queste cose. E vabbè. No, io l'ho presa perché era la canna più ignorante che potevo prendere con le monete. Cioè, al momento per poter venire a pescare qui. Tra l'altro me le faceva prendere. Tarpon. 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 Fosse un tarpone. Anche qui da noi, vero, caos, ci sono i tarpon. Ma non nuotano. No, nuotano anche. Poi adesso è là che avversano Sì, ma forte. non hanno le pinne. È vero, sì. Però c'hanno una codona, Allora, da noi se peschi pesante a galleggiante sono 6 grammi nei correntoni a 30 metri da riva. Lo so, ma la Meliani è la Meliani, cioè la Meliani non sa neanche che vuol dire pescare leggero. È un rosso. Ho perso un attimo caos. Dicevi caos? Non so mica se è solo quello di 6 grammi 30 metri da riva. Ah, vabbè, il cerchio, io dico, vabbè, il cerchio è medio, Però, cioè, quando devi, ecco, secondo me a volte è anche accanimento, cioè, se te vai a pescare un posto dove ti ci vuole 20 grammi per pescare col galleggiante, bimbo, e cambia pesca, cioè, pesca con un'altra tecnica, capito? Cioè, esistono tante tecniche proprio perché secondo me, caos, bisognerebbe anche un attimino adattarsi, no? Variare. Oh, cioè, secondo me la bravura del pescatore è scegliere la tecnica giusta per lo spot giusto anche, no? Cioè, ecco, ti faccio per farti capire, caos. Io capisco che è divertente fare una carpa con le gomme, no? Però se te vai in un fosso dove c'è pieno di carpe e ne puoi fa 10 a gomma e ne fai solo una, sei un coglione perché è normale che ne fai solo una. Cioè, lì la tecnica magari più giusta è una pesca a bolo o una pesca a feeder. Come però se vuoi andare a fare in un posto pieno di bass, sì, li prendi anche a bolo e magari anche a feeder in calata. Però se ci vai a spinning, ne fai rivolte, no? Io la vedo più così forse, perché essendo uno che pesca più tecniche, non riesco a vedere una tecnica dappertutto, ma ogni posto la sua tecnica. Poi ognuno ha il suo punto di vista, per amor di Dio. E tra le altre cose, avrei dei punti di vista degli altri, caos, ci importa? Sega. Yeah! Allora. Dai, almeno se devi essere 9 kg, non essere di più. Tutte le volte che ha posti cioffi di da più di 10 kg. Ah, che culo, 9 kg e 3,53. Che culo. Vai, vai, che fa cicciotta questo qui. Vai, NASA Strahorma, ora si parte, si fa il forward. Next morning, bisogna fare il next morning, no? Per avere lo scambio dei soldi, vai. Altri 1000. Però ne faccio 3000, che culo, vado avanti a 2000 a botta. Allora, però se io vado nell'inventory, vedo quanto ho guadagnato finora. No, per ora nulla. Come faccio a sapere quanto avrò guadagnato? Lo vedi solo quando esci. Ecco fatto, che culo. Allora, da noi se peschi pesante, poi se pastarello in arno, ma praticamente una pesca a fondo, sì. Ma hai visto più pesante di così? E Rubasien 15-20 grammi con la vela ancorrente, sempre in arno. Ovvio che se parliamo di siluro, la boa è un'altra cosa. No, io parlo di galleggiante.
Quelli pescano con la cottubi, con la rubasienne, anche 15-25 grammi. La vela da 25 grammi è lo standard, no? Idraulici. Yes. Tipo qui caos c'è. Dicevo, in questa zona molto aperta, vedi che la vedo ora. Non c'ero mai andato. Se io tipo lancio in questa zona molto aperta, ci può essere qualche pesce molto aperto. Aspetta che c'è ancora da, deve ancora rinvenirsi la live. Certo. Ora lo vedrai, la zona molto aperta. Molto la dea aperta, la dea della gamba aperta. Stasera c'è la Edith, ha cucinato per tutti, ha fatto le patate arrosto con i wurstelini tagliati a rondelle. Sai quelle mangiatine da stan compagnia così che lì ci stava bene il bilozzo, però ho detto dopo vado in live e sombriavo come una scepola, dopo fa brutto. E perché siccome ora che te ne fai due cosa come diventi? No, me ne faccio due lì. È lì perché la Veronica è previdente, è te per domani, te se non te la lascio domani tutto il giorno al caldo, via a morire, quella birra lì. Poverina, me ne sa male. Diamogli una fine gloriosa. I bassi più a destra, vedi? Ecco. Io mi ero messo sulla puntina. Ah, il cane della prateria. Mi fa incazzare che ci sono, c'è questo spot qui dove non ci posso piantare il pod. Mi tocca comprare quell'altro. Però il problema, lo sai qual è il fatto? Diceva anche la Veronica, sono arrivato a un punto di questo gioco qui che mi sono impantanato. Cioè, per poter andare avanti devo ricomprare le canne da feeder più pesanti, devo comprare mulinelli più potenti, devo comprare. Devo comprare il filo più ignorante, capito? C'ho da rifarmi tutta l'attrezzatura per poter andare avanti. E il problema facendo così, però, che roba Discorso, ho preso? si è arrivato a un punto del genere perché a un certo punto ci siamo messi lì a fare I bischeri. appunto bischierate della serie, compra questo, compra quello, fa le gare qui, fa le gare. E quindi ora cioè devo sta qui farmare per qualche giorno, tanto si chiacchiera, si sta insieme. Quello che mi piacerebbe fare a me sarebbe però un pochino di più chiacchierare con voi, ma siete delle fave, a parte Samuele e il nostro amico Ricky, tutti quegli altri stanno lì e guardino. Cazzo, guardate, un po' di guardoni, fate due discorsi, no? Almeno solo qualcosa detto. Dove ci sono le entranze del canneto, vedi? Se non soffrisse il freddo peggio della sorella, direi che è una donna da sposare. Che ti devo dire? Non è voluta star giù perché era in gonnella, no, cioè era in pigiama. Non hanno ancora capito dove stanno. Ah, se avessi shoppato il pack, colca. Vedi, c'è anche quello. Sì, a volte. Pesce, non avevo visto. A volte sì, serve anche quel discorso di shoppare. Vabbè, ti ci porta lo shoppare le situazioni. O si comprano DLC, però, capito, caos. Cioè, boh. Ora, già con questa via un po' di cose le posso fare, però. I picocchini sì, me li metto alla fava, alla punta della fava, picocco basso. No, via, andiamo dall'altra parte. Questo io l'avevo visto l'altra volta. Bellino anche questo, sì, è bellino però da fa a spinning. Basta, torniamo di qua e si fa un po' di roba ciccia. Allora, no, senza premio i soldi per aumentare il gear non lo fai. Spendere i soldi per comprare i bitcoins per l'attrezzatura non ha senso. E poi spendere. Comprando il pack, eh sì. Sì, no, io pensavo, volevo. Allora, ti spiego, Samu. Onestamente, poi non so se Caos è d'accordo. Io mi ero trovato anche benino giocando. Cioè, giochi, incassi, compri, giochi, incassi, compri e vai avanti, no? Ti spingi sempre, resti un pochino nel lago precedente. Quando hai farmato un po', vai nel lago dopo, ci farmi un po', eccetera, eccetera, si riusciva a fare. Il problema è che, come dice Caos, poi ci siamo persi a fare gli stronzi, a fare le garettine, a fare quella serie lì e abbiamo finito Cioè, soldi stronzate. la faccenda vera è che se nel mentre che facevamo le gare avessimo continuato ad alzarci, comunque avremmo mantenuto un certo livello di entrate e quindi saremmo rimasti a un certo punto, a un certo, avremmo comunque avuto un certo budget che ci consentiva appunto di mantenerci ai laghi più alti, laghi più alti che si tramutavano in entrate migliori e via dicendo.
Però restando appunto nei bassi laghi si spendeva tanto per guadagnare poco. Sì, ma perché poi si spostava da una parte a quell'altra. Allora, mi diceva Ricky Santa, Nico, fai i bass sotto i 500 grammi e fai il terror tarpon, che sarebbe? È la missione la missione per il pesce mostro. Come lo faccio col pesce mostro? E il pesce mostro devi mettere lì, fare 5 bassettini che pesino meno di 500 grammi e ti dà un'esca, e quell'esca la prendi e la monti sulla Match Rod, fai un unico pesce che però ti paga 3.000 solo quello, più esperienza e Bitcoin. Sì, la premium non la vedo male, però vedi qual è il fatto, Samu. Cioè io vengo su Fishing Planet per sta un'oretta con voi, sta in chiacchiera e giochicchia un po'. La cattura. Cioè non lo faccio, ecco, la Veronica già lo fa in maniera più seria, ci sta di più. Io un'oretta insieme a voi, come la storia che ci stiamo, che sai, dei bastardi, di buono convenite a vederla, che è bella da morire, secondo me, che è coso, aspetta che mi è partita una, che palle pubblicità, almeno questa c'era due troioni però, dai. E, che è tipo This War of Mine, no? This War of Mine sta venendo fuori qualcosa di bello, però non venite, perché voi altri vi si deve dare solamente gioia di merda. Non parlo né di Samu né di Ricky, è vero, parlo anche di loro caos, però se lo dico poi ci restano male. Si scherza, dai, si fa per scherzare. No, sta venendo benina di Sword of Mine caos perché abbiamo dovuto uccidere una persona subito i primi giorni. C'ho un personaggio che è in merda, Pavel è in merda, si sta deprimendo ogni giorno di più, ho una paura che mi si ammazzi, che... Però è bello quel gioco lì, è studiato, si potrebbe fare tutti insieme, però quando ci sono quegli altri giochi viene pochissima gente. Allora, io ti sto guardando, piccione. A te lo so, Samu, che ci sei. Ma siamo un 2, siamo un 3 delle volte. È vero, parlo, è vero, Caos, sono psicopatico, parlo con gli omini del gioco. Caos, Quello che mi preoccupa. sono psicopatico. Oh, te ci sei, vai a matterà, mi lasci da sola. Astro giovedì sera. Se no, dice, facciamo anche il gioco con... Perché si può fare un coop? C'è la cosa, come si chiama? Aspetta, guardo, Fanno spazio. Ma si può anche fare, cioè sapere qual è il tuo budget. Aspetta che vado nella lista desideri, che c'ho fra i vari giochini porno ci dovrebbe avere qualcosa di bellino. Allora, c'ho... Poi ti guardo alla libreria. Allora... Quello che avevo visto che secondo me era carino da fare insieme, però non so se si può fare insieme. A PB Reloaded è free to play. PB Reloaded è un MMO gangster, poco FPS, tanto demential, però è bellissimo, effettivamente sì, è bellino. Sì, si può fare insieme, ma ti dico che è veramente, veramente pesante. Cioè? È veramente, veramente, veramente pesante sia da imparare che da seguire. E allora che si potrebbe fare di fare un coop? Fammi sapere te che giochi puoi fare e da lì io mi muovo. Cioè, c'è stato, no, l'altro giorno c'era Far Cry 5 a 15, a 12 euro. Bel gioco, l'ho finito sulla Play. Te lo tiravano dietro praticamente. Ma va, c'è di più di che fanno di quelle offerte lì, eh? No, stavo pensando. Oh, gli sparate a Ricky Santa con quel cazzo di Scrap Mechanic. Mi fa ca! Scrap Mechanic, ti voglio bene, Ricky, ma mi fa ca! No, dicevo, CSGO è gratis. Sì, ma CSGO, come si può fare in Il coop? prossimo che riscrive CSGO te tiro, eh! Io non gli ho spiegate, che so che è gratuito. È bello. Io valo! Caos, balla in culo. Che bello!
Che ha di bello CSGO? Cavolo, se devo giocare CSGO! No, CSGO è bello, dai, lascia stare. Però non è Ma da va a farci. fantasca, se devo giocare CSGO vado a Oh! giocare Oh! COD. Impossible, guarda chi c'è. Sammy Lumoro, buonasera. Oh. Carissimo, buonasera. Mi ha saltato l'alimentatore della workstation portatile. Samu, che cazzo era la workstation? Aos, cos'è la workstation? Aspetta, cosa controllo la workstation? Quindi facciamo tutti gli show gratis e poi dopo non sappiamo se vi. Lolle. Scrap meccaniche comunque no. Cioè, secondo te, no, Caos, perché non ho usato Machinarium? Volevo farci Machinarium, è la stazione di lavoro. Sì, ho capito. Workstation. Ricky, quando ti ci metti, ti inculerei ti avessi sotto mano. Il portatile da lavoro. Oh. Oh, Ma è allora di nuovo chiamalo lì. portatile da lavoro, Cristo e Ma Dio! porca boia. La marca linea F è Io volevo buona, dire no? chiamarlo così. No, la marca linea F non è buona. La marca linea F ha dei prodotti buoni e dei prodotti di merda. Ma come tante marche, non ti crede che se vai sugli altri blasoni. Cioè, io ho avuto panieri costosi di aziende blasone che hanno fatto carcazzo. Però ho avuto anche prodotti Quasi buoni. tutte le marche. Eh? Direi come quasi tutte le marche. No, c'hanno il prodotto buono e c'hanno il prodotto di merda, ma quello tutti, sì. Allora, detto questo, dicevo, Machinarium non l'ho fatto perché tanto è troppo serio. La gente se li mette a fare gli enigmi. Cioè, ragazzi, Luna di Shadow Dust era bellissimo. Ma era veramente bellissimo. E non l'hanno apprezzato tanti. Bellissimo. C'è una qualità grafica, mamma mia. Vabbè, poi c'era Poppo, ragazzi. Non è esattamente la stessa cosa. Illala, cattura. Non è esattamente la stessa cosa. È da lavoro nel senso che siccome è di lavoro progetto. Ah, però diciamo che è una macchina portatile da altre prestazioni. Ok. Allora. Comunque. Penso di prendere quella appunto. Bene, ascolta. Io c'ho. Praticamente ogni volta che facciamo il video lì a all'Oasi vengono i ragazzi del negozio a fare. Stanno anche con noi 3-4 ore a parlare. Mi racconta tante cose. Si parla. Io ti dico, secondo me un salto faccelo, perché sono ragazzi che sanno di cosa parlano. Non sono presi e buttati lì, ecco, il concetto è quello. Allora, dicevo, Caos, mi piacerebbe fare qualcosa, un po' di. Basta che sia in coop, che te lo regga il computer e che tu mi. Cioè, è inutile che mi metta a cercare tot giochi da 30 euro e poi te mi dici. Un Migalba me lo regge il computer, capito? Vedete quello che ci si può fare. Pianeta pesca. No, universo pesca, scusa. Universo pesca, se non mi sbaglio. Minecraft, lo banni? Lo Quell'altro banni? posso? Credo Ma appunto di. però aspetta, Unturned. Allora, mi dice Samu Catfish, se trovo le sedute in Cina a prezzo, faccio una serie di panchetti a file. Deciso. Bocca al lupo. Tanti auguri. Divertiti. No, si chiama la marca della canna o la canna. Allora, io ti dico, c'hanno delle canne buone, ma hanno detto loro sia della Shimano che della Fox, da Carp Fishing. Se vuoi roba da feeder, hanno della roba interessante. Cioè, c'è la roba interessante della linea F. La Link Feeder si chiama, l'ho usata io per anni, è indistruttibile. Solo i sedili, dovresti andare a prova su Alibaba e vedi se trovi il fornitore, cioè il produttore, ma è tosta perché si trovano male. Cioè il problema è che anche il problema è che ci sono, però è trovare le giuste chiavi di ricerca. E attenzione, non ti sto parlando in italiano perché se ti metti a cercare su AliExpress o su Alibaba con le chiavi di ricerca in italiano, lascia proprio perdere, cioè vuol dire che non hai capito un cazzo della vita in generale. Devi cercare con le chiavi in inglese, cerca con le chiavi in inglese, e però è difficile perché se te cerchi fishing site, seduta da pesca per modo di dire, no? Fishing site, che è la cosa che un pochino ti trova qualcosa, magari trovi due panieri e poi ti trova tutte quelle seggioline maledette cinesi che.
Ecco, quello bravo, bravo. Quello allora sì, se sguinzagli un italiano che vive là, nella zona di Weihai, lo mandi lì che c'è tutte le aziende di pesca. Poi se trova uno che si chiama... Come cazzo si chiamava il mio contatto da picchiallo? Adley, se trova uno che si chiama Adley Dong, devi picchiarlo come un fabbro. Lo deve far fuori, lo pago se lo fa fuori, tipo, si scherza, eh. Si fa per scherzare. Pronto. Comunque sì, ti conviene comprare le sedute direttamente là. Se no c'era anche, come si chiama, la M4. Com'era quella italiana che le faceva? Che fa dei bei panieri, però sono carucci. Però cazzarola come belli. Perfetto, faccio la sicurezza nei locali, è perfetto. It's possible, dai. Ah, 22 e 24. Stasera stiamo viaggiando alla velocità della luce. Ho una voglia di partire cause che tutto lo mangi. Oh, ma che c'è? Un pesce attaccato? Ah no. È agganciato. Dicevo, insomma, c'è che c'hai? Rust, hai visto quanto costa ora? Mamma mia. Cause l'abbiamo Allora, perso. quello lo peggio lo spiego a mio fratello. Sì, ma io ci spendo tutti quei soldi a Rust. Non esiste, per me è un gioco, cioè un gioco, allora, dipende da che tipo di gioco, però ce li spendo 50-60 euro, ma il gioco ci sei 60 euro al day one, ma ficcatelo un culo te il day Ma va, one. fantastica, su. Io dico, This War of Mine me lo sto giocando ora, l'ho pagato un po', però cazzarola se mi dà, cioè mi garba, mi intrattiene, ma per Astro ce li spendo tutti quei soldi lì. Dicevo, allora, c'è semmai Unturned Antarned ce l'ho. sul... quello sarebbe anche bellino. Ci ho Se no, giocato aspetta, 10 migliori. minuti, poi mi sono incazzato. Se te mi dici che ci sei giocato, ti seguo. Ah, per i cazzaggi sicuro ti fa incazzare ogni 5 minuti e non ti sbagli mai. Se no, c'è H1Z1, ma mi sembra che è costosino anche quello ora. Altro hai in mente quante bestemmie si tirano lì? Bisognerà autocensurarci. No, se no aspetta, ce n'era uno. Allora, è tipo Stranded, mai. mi dice Ricky, Stranded Deep, ma sì, lo so, mi sembra spesso fa un cop Stranded Deep. Dicevi c'è qualcosa tipo, ma già quando sento di tipo Minecraft mi casca il testicolo destro, però. Aspetta che ti tiro giù anche il sinistro. Allora, aspetta, libreria. Oh, se volete fare Minecraft, per me si fa anche Minecraft. Cioè, volete fare The Binding of Isaac, vi porto Isaac. Però anche lì, io, ragazzi, vi voglio bene, ma che cazzo c'ha Isaac di bello? Me lo spiegate? La parte bella è che Subnautica è bello. io ho appena aperto la mia libreria e i primi tre giochi che mi sono spuntati fuori sono giochi a livello entai, ma scendiamo, è meglio. Me ne mandi il link che me li scarico anch'io allora. No, perché io adesso c'è. No, te ne dico uno bellino che ho trovato. Allora, si chiama. Crossmaster Salina, secondo te si può fare il coop in coop? Sono sì, io che è. Allora, aspetta, di libreria. Ah, te ne dico qualcuno bellino. Allora, free to play c'è Spiral Clicker. Spiral Clicker ti sfondi. Che no. Sì, ma hai scaricato il softwareino per l'autoclick? No, Oh, mamma. Cioè, click. no, compra. Cioè, compra. Ho scaricato un softwareino che praticamente lo setti, pigi la barra spaziatrice e clicca ripetizione a raffica. Pa, 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 e Spiral Clicker, hai visto, viaggia di click, no? Mamma. Quello è banale. Sì, ho cheatato pesantemente, l'ho sbloccato tutto in un giorno. E poi il bello è che è gratuito e ogni mese lo aggiorna. C'ha anche il Patreon, però il Patreon si fa pagare a contenuto, quindi un dollaro a contenuto. Ci vai fallito perché lui tira fuori 20-30 contenuti al mese. Però ogni mese ti aggiorna il gioco, ti aggiunge nuovi personaggi femminili, ti aggiunge nuove aree, nuove cose particolari. E Allora, io se sto no guardando. c'è Lewd Apocalypse.
scritto LWD Apocalypse con la Y, l'ha fatto recentemente, l'ha buttato il gatto. È la versione sporciacchiosa di del è una parodia di Resident Evil. Solo che quando è uscito era proprio la parodia di Resident Evil, l'hanno cannato quelli della Capcom e quindi ha dovuto cambiare un po' di cose, però è quello lì. Però è carino. No, io sto guardando la mia libreria, tralasciando Alliance of Valiant Arm, Aftermath Nii, Ion, Ma scusami, Yellow, ma tutto. Realm Royale, che è una battle royale, però è carina perché quando ti abbattono diventi un pollo, no? Si può fare quello in co-op? Devo vedere. A regola è free to play, lo puoi Devo. fare in co-op. Allora, aspetta che elimino tutti, elimino dal conteggio tutti gli MMO. Se no c'è Belino anche. Ritornando a quel tema di prima, Breeders of the Nephilim è una specie di MMO che progredisci scopando. Sì, Ci dissociamo. Cioè, te appena entri, buongiorno, bu 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 bu. Ti sì, rifigli? ma non lo possiamo fare con la Veronica No, non lo puoi fare neanche intorno. su Twitch, ti butta fuori. Fai 10 passi. Buonasera, io volevo chiedere. Bo 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 bo. Ma poi arrivano sti affari grossi e delle cose, ti inculino lì dove. No, non si può fare. Allora, provo a cercarti creativers. No, te lo metti al culo, Creativerse. No, dai, Creativerse, no. No, ti prego. No, È un propant. Che vorrebbe dire propant? Oddio, copiato che scoppia tutto. Garry's Mod. Ah, Ah. Garry's Mod è bellino, ma no, grazie. Mi sembrava strano che qualcuno l'avesse ancora tirato fuori. E Allora, io nella mia libreria c'ho tutti i giochi. C'ho Black Squad Spiral che. Knight? Spiral Knights, non ci ho mai giocato. Ma mi spieghi una cosa, cioè, dice che c'è la coppa anche in Brawlhalla, ma che sarebbe? Cioè, io Brawlhalla ce Brawlhalla? l'ho, ma non c'ho. Cioè, che la coppa come ce la fai? C'ho Einar, È il multigiocatore. c'ho Far Cry 4. Mi è dispiaciuto quando hanno tolto Ghost in the Shell, che hanno smesso di svilupparlo, non c'è più nessuno ora. Mi dispiace tanto. Ci ho giocato, un giorno ci ho giocato di più, ci ho fatto 251 ore. Ma io dovrei anche pescare, ma galleggiante è lì deceduto. Poi c'ho tanti giochi, Dirty Bomb, però. C'ho Dirty Einar. Bomb, Oaken. Oaken, tra l'altro, per chi ama i robottoni è bellissimo. E Infestation, cioè Norumin Hell, che è un free to play, secondo me se si potesse fare un co-op Ce l'ho sarebbe. anch'io! Com'è ora? È migliorato un po'? Ci si può giocare in due? Non lo so, ma però ci giocavo in due perché ci giocavo con un ragazzo e lo stavo portando. Stavamo andando avanti insieme e giocavo il tizio scudo e pistola. Allora proviamo a fare quello lì, dai. Ma a sto punto davvero ci sono tanti. Vaffanculo. C'ho quello Se lì, no se no c'ho perché. Player Unknown Battlegrounds, ma non. Cioè abbiamo quello lì, scusa, facciamolo, dai. Proviamo Norumin Hell, dai, Oh, vediamo vabbè, dove si va. c'è Anturned. Sì, Anturno diceva anche. Vabbè, io dico quelli che c'ho io, Norumin Hell, se ci abbiamo tutte e due, scusa. Si può giocare quello lì. Vabbè. Tribe lo eviterei. Boh, c'è un altro che War Thunder. è. No, 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 quella roba lì no, dai, non voglia, eh. Dai, veramente. Potere carro. Carrista tedesco sempre e comunque. Sì, vabbè. Tossici di merda. Strapotere Panzer. Sì, ce l'ho io. Cioè, Alomela Panzer. Totally Aquate Battleground. Che roba è? Totally Aquate. A parte chissà come l'ha scritto, però cerca un po'. Oh, ma io l'oretta e vado a letto. Oh, sono a letto. Polizia! Allora, minuto di pubblicità e poi se si riesce a fare un pescino. E poi si va a Nimalo, Smite? dai. Che è Smite? Ah, no. Boh, anche. Ma Smite è non è un MMO, scusa. No, è un MOBA.
Beh, no, cominciamo, Mi ciucciano via la vita a MOBA, lo sai. Dopo ci stai dentro, non ci esci più. No, no, no. Allora scusami, se devi fare un MOBA, È come giocare a Paladins. È un hero shooter. Soltanto che hai le divinità da usare. Va benissimo, allora andiamo in festation del mio zio, vai. Guarda che girano tantissime tette lì dentro. Ma che me ne frega, ma se le devo scegliere scelgo i giochi allora che si vedano, non che ci girano. Via. Dai, facciamo. Ora intanto continuo This War of Mine e poi si vede, dai. Oh bimbi! Oddio! L'oretta ce la siamo fatta. Ah, vedi, PUBG fatto male. Allora, io esco perché non le piene le pallele. Allora. Mi prude il naso, is possible. Just chatting. Grazie bimbi, oh, anche per stasera, grazie per i 1000 euro che avete donato, grazie per le 10 nuove sub, 10.000 nuove sub. Se dovessi campare con le vostre sub e le vostre donazioni, mi farei pompini da solo per pagarmi. Si scherza naturalmente. Un'oretta sempre piacevole, quattro chiacchiere col buon Samu, una bella litigata come sempre con Ricky. Un salutino a Samir Umoro che entra, saluta, arriva, e il nostro buon pelato che ci ha salutato anche stasera. Foltesi e Danny sono spariti. Io mi fanno un cazzo a quei due lì, se non tornano li vado a cercare a casa. Detto questo, Rocket League sarebbe bellino. Detto questo, ragazzi, tante care cose e No, devi bacioni. prenderlo. Aspetta, no, forse giro. Vedi? Sai come ho qualche migliaio di giochi nella cosa, nella libreria. Buonanotte ragazzi. Buonanotte.